Se vi ricordate nell'altro video ho fatto vedere come studio, quindi delle mappe di parole chiave per ricordarmi i vari concetti e tutto il libro. Questa volta non ho fatto così, però me la sono riuscita a cavare benissimo. Ovviamente il voto è sempre in descrizione. Sfortunatamente mi sono dimenticato di fare il vlog pre-esame, quello effettivo, quello ieri per me, ieri non so per voi per quando, comunque 19 giugno. Ho fatto l'esame, siamo stati in aula, faceva tipo non lo so quanto a persona, però abbastanza poco. Io ero il quindicesimo, poi gli altri miei colleghi erano dopo di me, io ero il primo. C'era un caldo allucinante, infatti a un certo punto siamo usciti, ho incontrato Elde che usciva dal bagno, ci siamo andati al supermercato per dire vabbè, cose mistiche incredibili. Non ho ripassato perché ieri per me ho ripetuto i concetti che mi sono studiato, c'era un argomento a piacere del libro. E io mi sono studiato più che altro il capitolo 2, che è praticamente mia madre, non lo so, dove pa che praticamente va a parlare del fatto che tutta la nostra realtà, di tutti quanti, è soggettiva. Cioè siamo costruiti nel corso del tempo tramite le nostre azioni, i nostri esperimenti, sì, esperimenti, la nostra esperienza, la cultura, le credenze. E tutto l'ambiente che ci circonda, vabbè, cose del genere che mi ha attratto molto. Però che ho fatto? Mi sono solamente nel libro, ok, no, scusate, non so che non si dovrebbe fare, ma nel libro ho sottolineato prima in matita e poi successivamente con gli evidenziatori. Il rosso sono le parole di quelle là importanti. Poi le altre neanche a spiegarvelo, ammazzatevi. Tutte le parole chiave che ho segnato nel capitolo 2 le ho segnate in questo libricino, non come quelle della scorsa volta, ma molto più grezzamente. Perché poi a un certo punto ho cominciato a ripetere, e poi dopo la seconda volta non mi serviva più a niente questa serie di appunti. Inutile. Quello di Cozzalone, Batman. C'è qualcuno che si è divertito a fare qualche disegno sul mio quadernetto, vabbè, molto divertente, carino, c'è Batman, va bene. E comunque, arrivo davanti alla professoressa che mi fa vedere il test della probabilità di Tineto, ho preso 29, apparentemente mi fa, ah, bello, stavo l'unico a capire quello che intendevo in una domanda. Vabbè, GG, quindi buono, era tipo la struttura di una pagina web possibile. Non lo so, non mi ricordo, grazie. Era tipo reading title, paragrafo, link esterni, link interni, sottotitoli, non lo so, non mi ricordo. No, questo è, ok? Non voglio neanche controllare, mi dispiace, dopo non mi va. E quindi, ah, che bello, però devi migliorare alcune cose, tipo una domanda è stata troppo schematico, un'altra domanda è poco specifico e dovrei poter aggiungere anche un'altra cosa, ok? E poi anche le opinioni, vabbè, non gli ho aggiunto le opinioni, però non c'era scritto, quindi GG. Io ho preso 29 per quanto riguarda tutto il test, poi ci sono altre persone che hanno preso altri voti, però con dei bonus, sbagliando un po' di più, ma con dei bonus. Io non ho ricevuto nessun bonus perché sono scarso, va bene, però mi accontento, diciamo che ci accontentiamo. Poi mi chiede, ah, argomento a piacere, io comincio a sparare a macchinette i miei concetti, perché proprio questa parte di libro mi è piaciuta tanto e quindi l'ho sentita mia un pochettino, ecco. E quindi l'ho ripetuta con molta passione. Poi a un certo punto mi ha interrotto e mi fa: ti va bene il voto che ho messo in descrizione? E ho detto: sì, va benissimo. E ho accettato. E me ne sono andato. Poi gli altri hanno fatto il loro dovere pure. Ce ne siamo usciti. Ho preso del pane, ho mangiato delle patatine al forno, non patatine in busta, non fritte, tipo di cereali, cose che posso mangiare io malato di Crohn. E basta. Adesso io devo concentrarmi a fare l'edit per effetti speciali. Ah sì, ecco. Oh, sono riuscito a fare la foto a quella risposta subita con sfera bassa, troppo divertente. Sono stanco, cerco di editare questo video al volo e lo pubblico. Mi aveva la copertina!